Sono molto felice che questa cosa sia capitata nella mia gestione, perché comunque la storia di questo club è talmente importante, è talmente grande anche quello che ha fatto questo personaggio per il Perugia, che per me da presidente è anche un orgoglio poter lavorare insieme a lui. È successo dopo un po' di tempo, sapete benissimo che io non ho nessun tipo di preclusione per nessun allenatore e per nessuna persona a lavorare nel Perugia Calcio. Ho i miei tempi, reputo di fare le cose quando sia giusto farle, quando ci siano i presupposti esatti per andarle a fare, perché non bisogna fare tanto per, secondo me, in qualsiasi tipo di azienda, soprattutto in un club di calcio. Quindi credo che questo era l'anno giusto, ne ho sentito la necessità, ho sentito che poteva essere la squadra per Serse Cosmi, prima di tutto, perché alla base di questa scelta ponderata c'è una scelta tecnica sull'allenatore, perché secondo me è limitativo parlare di Serse Cosmi solo per entusiasmo o quant'altro. No, io credo che la strada non sia corretta impostarla in questo modo. È stata fatta insieme a Roberto una scelta sull'allenatore, sul suo modo di lavorare e sul suo modo di fare calcio. Speriamo di aver fatto bene, questo sì, perché il futuro non potrà conoscerlo e non potrò conoscerlo tantomeno io, ma sono convinto che questa era una rosa che poteva darci delle buone soddisfazioni con questo tipo di allenatore. Detto questo, c'è la parte emotiva, c'è la parte dell'entusiasmo, che nel calcio voi mi insegnate che è altrettanto importante quanto tutto il resto, però sapete benissimo che poi non è se poi non è supportata da un lavoro sul campo e quant'altro, dopo l'entusiasmo finisce presto. Quindi, detto questo, ho voluto chiarire questa posizione. È un po' di tempo che si parlava di me e di Serse, io già con lui mi ci sono chiarito altre volte, perché comunque al di là delle scelte c'è molta stima sull'uomo, sulla persona, insomma, quindi sull'allenatore, perché poi l'uomo non posso dire di conoscerlo a fondo. Comunque abbiamo fatto una volta una cena a Milano insieme, ma dopo, per conoscere le persone bisogna viversi, bisogna vivere la quotidianità, bisogna che passa un po' di tempo, però conosco l'allenatore, quindi ripeto, sono molto contento e speriamo che ci dia i frutti che tutti noi ci stiamo augurando dentro la nostra mente, diciamo, dentro i nostri desideri, però questo era importante che io lo chiarissi. Non ho mai avuto preclusione per Serse Cosmi, oggi lo dimostro, ma non è che l'ho fatto per questo. Questo era il punto importante per me da chiarire. La cronologia dell'incontro ha un valore, ma io credo che oggi soffermarsi sul momento in cui sono stato contattato e come, perché, mi sembra veramente inutile, riduttivo. Io credo che invece per me è molto più importante che sono qui. È inutile stare a dire che ormai in questi anni ne ho fatte di presentazioni, però non posso minimamente pensare a una presentazione da altre parti rispetto a quella che sto facendo adesso. Insomma, sono tornato a casa mia, che non è esattamente l'abitazione ma il cuore, quindi si offenderanno a casa la mia famiglia, però lo sanno, insomma, voglio dire. Quindi torno in un posto dove ho vissuto, dove sono inevitabilmente decollato definitivamente, perché avevo fatto anche altre esperienze come allenatore, e quindi non lo so se sono più emozionato oggi della prima volta quando sono venuto qui, devo essere sincero, perché pensi che con l'età uno diventi più duro o più che sopporti le emozioni con più facilità, invece col tempo ho scoperto che non è esattamente così, anzi è il contrario, più vai avanti più le emozioni fai fatica ad arginarle, e devo dire che dentro io credo che non faccia colazione, non lo so, non mi ricordo gli anni, e oggi non ho fatto colazione, significa che proprio avevo
lo stomaco chiuso come mi succede prima di una partita, quindi questo sta a significare lo stato emotivo. Però sono contento delle parole, innanzitutto una premessa, e ho già parlato quindi non diventa più una premessa, però devo fare a due persone. Una, presidente, che ha avuto la forza, perché non è così semplice come si dice, riportare un allenatore in una società e soprattutto nella società della sua città. Non è facile, anche se sarebbe molto semplice farlo in virtù magari di qualche consenso, di qualche battuta. Invece, secondo me, ha dimostrato in quella che da altri potrà essere definita una scelta di comodo, invece ha dimostrato grande coraggio, e quindi lo ringrazio oggi, ma credo che un ringraziamento gliel'ho già scritto eterno, perché mi ha ridato, non la voglia, perché io ce l'ho sempre avuta, però mi ha ridato veramente quel qualcosa dentro che pensavo stesse svanendo. Quindi allenare è un conto, allenare il Perugia è tutta un'altra cosa per me. E quindi ringrazio, e non poi lo faccio sempre nelle mie presentazioni quando subentro, perché vedo sempre che i miei colleghi invece si dimenticano spesso, però io lo faccio onestamente, e quindi il pensiero va anche a Massimo Oddo, che è stato un mio giocatore, e oltre che anche un amico, perché siamo frequentati spessissimo fuori dal campo, insomma, voglio dire, quindi l'ultima scena che ci lega è quella dello spareggio a Trapani. Però con Massimo ho avuto un buon rapporto, è un ragazzo molto sensibile, questo lo posso sottolineare, e quindi innanzitutto lo ringrazio, che mi fa partire invece che dall'ultimo o penultimo posto, come mi è capitato ultimamente, o terzo ultimo, da un ottavo posto, che quindi è già una zona playoff, quindi che non credo che sia tutto da buttare, quando ci sono queste situazioni. È banale dire che un pochino le responsabilità siano di tutti, quindi ringrazio Massimo, adesso lo farò personalmente quando avrà smaltito un pochino di logica, delusione e anche di rabbia, quindi questo ci tenevo in maniera particolare a farlo con le due persone che conosco, insomma, cioè conosco una in particolare, Massimo, il presidente, che mi ha dato questa opportunità. Ciao Serze. Tu sei arrivato qui a Perugia come allenatore nel 2000, quindi 20 anni fa. Sì. Sei stato 4 stagioni, hai vissuto momenti esaltanti, altri meno, però hai sempre vissuto la squadra, la città. Cosa pensi di trasmettere, al di là degli aspetti tecnici, tattici di cui parleremo, cosa pensi di trasmettere a tutti? Ma guarda... La premessa che ha fatto il presidente credo che l'avrei dovuta fare anch'io, insomma, voglio dire. Quindi sono felice che l'abbia fatta lui prima di me, nel senso che non si può scegliere un allenatore per quello che può portare a livello di entusiasmo, a livello di cose. Perché l'entusiasmo ha un valore nel calcio, poi dura, è molto limitato, sì. Puoi avere qualche bonus in più, però poi alla fine quello che conta sono i risultati, e quindi sono venuto per fare i risultati, perché c'ho qualcosa qui, e allora calcio, tu hai detto, ho vissuto 4 anni tra bei momenti e brutti momenti, bei momenti e un brutto momento, se no li ho passati solo belli a Perugia, quindi ne ho passato solo uno brutto. E per il resto sono stati tutti bei momenti, insomma. E essere andato via da Perugia dopo quella partita è un qualcosa che mi ha rovinato per tutti questi anni, cioè mi ha rovinato dentro proprio. Io ovviamente ho fatto 1000 esperienze, insomma, dopo Perugia sono stato triturato da tante situazioni. Cioè, questo è il termine giusto, e dove ho vissuto momenti belli, felici, le carriere di un allenatore. Però sono andato via con un qualcosa che non poteva finire in quella maniera. Quindi avete capito benissimo qual è il mio pensiero, senza fare proclami e senza fare... perché oggi bisogna tenere un profilo non basso, bassissimo.
non ho la presunzione di dire che in poche ore possa aggiustare qualcosa, però ho l'esperienza e mi sento dentro la forza per poter fare qualcosa di quello contuito che il Presidente e Roberto mi hanno detto in queste ore, poche ore che ci siamo parlati, insomma, voglio dire, a volte non c'è bisogno neanche di stare tanto troppo insieme. E quindi è quello, insomma, la considero, non dico una missione, ma la considero un qualcosa dentro. E siccome mi conosco, che nella mia carriera ho dato sempre il meglio nelle situazioni negative, cioè negative non è questa per carità, però in quelle dove dovevo tirar fuori tutto me stesso, questa da oggi la considero una situazione che devo tirare fuori tutto me stesso. Ecco. Allora sì, Corrado Lusito del Messaggero. Ciao Serzio. Buongiorno. Mi ricollego a quest'ultima parte della tua considerazione. Da dove bisogna ripartire dal punto di vista, cioè partire dal punto di vista mentale, dal punto di vista tattico, dove cominciare a lavorare su questa squadra? Dove, a grandi linee, è chiaro che ancora, cioè, ti sei fatto un'idea di tutto, però dove pensi di intervenire nel breve periodo? Ma guarda, nel breve periodo, cioè, è ovvio e scontato che adesso l'approccio deve essere, diciamo, bisogna entrare dritti sotto l'aspetto nervoso, sotto l'aspetto mentale. Ma questo non oggi, perché siamo a gennaio, perché sostituisco, perché la squadra è ottava piuttosto che terza o decima. Questo vale in qualsiasi situazione, anche a luglio. Cioè, a luglio la prima cosa da fare è entrare dentro le teste dei giocatori. E questo ci si pensa purtroppo sempre dopo, quando la squadra non si esprime, quando vedi giocare a 3, a 4, a 5. Allora uno dà valore a quelle cose. La realtà, le squadre si esprimono se l'allenatore è riuscito completamente o in gran parte a entrare dentro le teste dei calciatori. Dentro le teste significa che la squadra giochi da squadra, che mette in campo delle qualità oltre quelle, diciamo, istituzionale, in più. L'altro ieri facevamo, posso dire quando ci siamo visti, sì, se no magari dico, parlavamo proprio, abbiamo fatto una lunga chiacchierata col Presidente, diciamo che abbiamo parlato in generale di tante cose, poi ovviamente nello specifico, e parlavamo dell'errore, ovviamente non è un'accusa che faccio al Presidente, però in generale degli errori in cui si può cadere delle società grandi come Perugia che si ritrovano in B o in C, quello di pensare che la piazza vuole dei giocatori che comunque abbiano un'esperienza, che comunque abbiano un passato, che comunque abbiano tanto, che però dimenticano una cosa, che comunque guadagnano tanto. Io invece sono sempre stato convinto che Perugia proprio nel DNA deve avere dei giocatori che diventino grandi attraverso il Perugia, non che vengono già grandi a Perugia a dimostrare che ancora lo sono, perché non potranno mai riuscirci a dimostrare, perché Perugia c'è una storia, con tutto il rispetto, che li mangia, li divora questi giocatori. Quindi o che guadagnino tanto o che guadagnino poco, no? Devono giocare come se fossero dei debuttanti. Allora la differenza la fa il Curi, la fa la gente, la fa la città, la fa la storia. Se no si barcamenano, cioè se no diventano sempre annate importanti, dove però credo io di poter dire, ma il Presidente mi smentirà, a fine anno dici sì, però cioè manca veramente un'identificazione forte con un gruppo. Io voglio che le mie squadre vengano ricordate, proprio non dico nell'11 classico come una volta, perché non è più possibile, però quello era il Perugia di Savi, quello era il Perugia di Gattuso, quello era il Perugia di Liverani, quello era, cioè per dire, no, questo, cioè, e quando succede questo vuol dire che il lavoro è stato fatto bene dall'allenatore e dalla società. Quindi voi mi chiedete allora che bisogna fare? Bisogna, come dicevamo, che questi giocatori ci abbiano fame, ambizione vera, seria, non ambizione superficiale, ambizione vera, fame.
Dite sì, però se uno si mette seduto a tavola e ha già mangiato, va bene, metteremo a dieta. Da parte mia non c'è stata nessuna strambata, ci sono stati dei colloqui, come ho sempre fatto. Quello del mister Serse Cosmi è quello che mi ha convinto di più, ribadisco che mi ha convinto di più, e ho fatto la mia scelta. Dopo tutto il resto lo fa la stampa, lo fanno i media, lo fanno le persone, lo fanno, l'ho sentito dire, l'ho sentito fatto, l'ho sentito messo. Mi dispiace. Oltretutto, credo che il calcio nazionale e anche quello perugino conosce Massimiliano Santopadre. Se voi pensate che le notizie le potete raccogliere da fonti non certe, continuiamo su questa strada. Se no, altrimenti, prima di scrivere, uno riflette, aspetta, ma non, per, non è una critica, Cioè, è una risposta alla tua domanda. Io non ho fatto nulla che non dovevo fare, ho fatto dei colloqui e poi ho scelto. E tutto il resto l'hanno fatto gli altri. Non è che non voglio, non posso parlare di numeri, non posso parlare di sistemi di gioco. Addirittura stiamo valutando anche gli orari di allenamento. Quindi questo tanto per farvi capire, non perché non sappiamo quello che fare. Ma guarda, io ovviamente il Perugia è la squadra che ho seguito più in Serie B, molte volte perché l'ho vista direttamente. E poi ovviamente la vedo a casa, rivedo le partite, quindi ero abbastanza informato. Non voglio, non posso dirvi le sensazioni che ho avuto di questa squadra, perché sarei presuntuoso e scorretto. Ovviamente ce l'ho dentro di me, ma come ce l'avranno i 15.000 o 20.000 o i 5.000 che vengono allo stadio, ognuno c'ha la propria sensazione di questa squadra. Quindi dico che non, e lo può confermare il presidente Roberto, non abbiamo minimamente parlato ad oggi di un acquisto. Questo secondo me è un dato non positivo, determinante nella lucidità che abbiamo mostrato, soprattutto loro, perché io sono solo felice, però loro ovviamente quando si prendono decisioni è sempre difficile, da fuori è facile giudicarle. Però è una forma di lucidità che ho apprezzato molto, perché intanto partiamo dalle cose concrete e poi quello che ci sarà da fare e quindi quello che sarà il sistema di gioco da proporre inizialmente, poi magari modificarlo, sarà in base ai giocatori che già conosco, perché li conosco quasi tutti, alcuni li ho allenati, due portieri li ho allenati tutte e due, insomma. Quindi, però anche Rosi, diciamo Falcinelli, questi li conosco molto bene. E poi dopo mettiamo in campo una squadra che dia al massimo secondo le caratteristiche dei giocatori, perché a oggi con questo gruppo potrei dire una cosa: se magari vengono immessi una, due, tre persone, non lo so quello che sarà, e non è necessario dire un difensore, perché bisogna vedere che tipo di difensore uno mette, non è necessario dire un centrocampista, perché bisogna vedere che tipo di caratteristiche ha quel centrocampista. Non ho parlato da attaccanti, ovviamente, perché siamo in esubero. Cioè, no, esubero no, nel senso che non credo che sia il reparto carente sotto quel punto di vista. E quindi aspettiamo, insomma. Però credo di poter aggiustare tutto in un tempo talmente lungo che vorrei andare a Napoli a giocarmi la partita. Guardate quanto sono matto, però, insomma. Vabbè, io infatti... Mi ci hanno chiamato. No, no. Vedi, poi involontariamente ho usato prima la cosa, ho detto io sono una persona felice, quindi non volendo ho fatto ricorso. No, vabbè, non, era una proposta economica troppo importante da rifiutare, quindi non potevo dire no. No, non, ci sono delle situazioni nella vita, non mi riferisco solo all'aspetto calcistico, adesso stiamo parlando di calcio, che non puoi tentennare, e chi fa finta di farlo è un falso. Ci sono situazioni che tu fai finta di valutare, ma c'è un muscolo del tuo corpo che ti dice che hai già scelto, e non è il cervello, anche il cervello. Quindi non ho pensato un decimo di secondo a poter trattare qualcosa per venire a Perugia. Nel momento in cui è venuta questa opportunità, l'ho
ho parlato, nel momento in cui sono, tra virgolette, stato scelto, ho avuto veramente una grande emozione. Allora, io, qui bisogna riavvolgere il nastro per risponderti a sta domanda, ma non vorrei allungarmi troppo su questa cosa. Io credo una cosa, che in qualsiasi gruppo di lavoro, anche in una famiglia, ci sia una scala gerarchica che va rispettata a prescindere, dico a prescindere da quello che uno possa pensare. Quindi ci sono presidenti, dirigenti, allenatori, giocatori, fino ad arrivare al magazziniere e quant'altro. A casa mia, a 13 anni, quando sono andato a lavorare, io c'avevo il capo, il proprietario, il titolare, il mastro, non so, all'epoca questi erano i termini che si usavano, e quando parlava lui si accettava quello che diceva, punto. E questo è il primo concetto che per me è fondamentale. Roberto Coretti qui non è che il magazziniere, Roberto Coretti è il responsabile dell'area tecnica. Che cosa significa questo termine? Che quello che decide Roberto Coretti sul lato tecnico va al di sopra del presidente. Figuratevi un po'. E va al di sopra pure degli allenatori. Questo è il mio pensiero. Detto questo, non è che Roberto Coretti è Gesù Cristo sulla terra. No, io non dico questo. Roberto Coretti può sbagliare e può fare il bene, come tutti gli esseri umani, ma va rispettato. Punto. Credo di aver risposto alla tua domanda. Roberto Coretti aveva un pensiero, lo ha ancora, sono convinto che lui lo abbia dentro di sé, quel pensiero. Io lo sposo tutta la vita, ma non perché lo devo fare davanti a voi, i panni sporchi vanno lavati in famiglia, tutte ste cazzate ogni volta del calcio, no, perché proprio è Roberto Coretti, e perché io lo rispetto, perché io gli ho dato un ruolo a lui. Se non fosse più così, gli devo dire, beh, non vai più bene per me. Se lo faccio io, lo devo fare a tutti, soprattutto a allenatori. Perché questo? Perché c'è uno scollegamento. Presidente, direttore e allenatore devono essere in pugno chiuso. Non deve entrare niente e nessuno. Quando non si rispettano le idee gerarchicamente più alte, c'è uno scollegamento. E questo per me è intollerabile. Perché è giusto che sia così. Dopo, ognuno della propria vita è sempre padrone. Si può decidere di non far parte di un gruppo, si può decidere di non aver stima di un concetto, di una persona, si può decidere che uno è scarso, che un altro non è capace, che un altro è un dirigente non idoneo, per carità, ma ci se ne va. È tanto facile. Io, signori, non siete fatti per me, io non ci sto. Quindi... questa era per rispondere alla domanda. Quindi io sono fermamente convinto di quello che ha detto Roberto. Il termine fallimento è stato usato in maniera impropria da chi lo ha ascoltato, perché Roberto, se voi andate a vedere quella conferenza o quelli, non mi ricordo, l'intervista, disse è un mio fallimento personale. E io gli dico, c'hai ragione Roberto. E me incazzo pure con te, perché mi hai fatto prendere te sti giocatori. Ma che dovete dire, direttore? Scusate. Una società che spende 10 milioni d'euro per fare la squadra, ma che deve dire? Signori, lotteremo per la salvezza? Ma no, ma dobbiamo prendere in giro la gente? Il termine è stato forte, ma è stato usato in maniera impropria. Roberto parlava di un fallimento personale, per se stesso, che poi è stato abbinato a tutto il resto. Personale e personale, cioè significa che per se stesso ha usato quel termine, ma non sta parlando del club. È ovvio
che ormai qui siamo ad una condizione che ogni anno, se questo club fa i playoff e ogni anno non ci riesce, non è che poi quando non ci riusciamo battiamo le mani e siamo contenti. È normale che più passano gli anni, più playoff si perdono e si fanno e non ci se la fa a salire, sia un fallimento, ma non è un fallimento totale. È chiaro, se no le conferenze stampa dovrebbero durare 4 ore e mezza. Qui si tratta sempre del giochino di quello che uno vuole recepire, Domenico. Purtroppo è così. Dopo, la storia della pressione, non pressione, ma a me queste cose mi fanno ridere. Cioè, io veramente, io stavo a casa, sentivo questi discorsi, mi veniva da ridere. Mi veniva da ridere. Io vivo tutti i giorni nella pressione. La mia pressione è quella di dover pagare 350 persone tutti i mesi. Poi ci sarà l'allenatore che ci avrà la pressione dei risultati. Ci sarà Roberto che ci avrà la pressione. C'è chi ce l'ha proprio la pressione alta. Quindi voglio dire, ma che vuol dire la pressione? Ma io non lo so, ma che termine è la pressione? Ma uno che va a lavorare, la pressione, ma che, cioè, non ho capito io. Guardate che anche un magazziniere ha le sue pressioni, Ma ve lo garantisco, perché io mi sono ritrovato con il magazziniere che quando sbaglia qualcosa piange. Cioè, le pressioni ce le abbiamo tutti. Allora, lo staff sono lì in fondo, senza che li facciamo venire là, tanto li conoscerete presto. Cioè, Fabio Bazzani, che è stato un giocatore del Perugia in un anno meraviglioso, l'anno in cui abbiamo fatto più punti, 46 punti, quindi... Fabio Bazzani come preparatore atletico, De Maria, Manuel De Maria, e Match Analysis, Salvatore Pollina, che diciamo erano con me, Salvatore l'ho trovato ad Ascoli, e Pollina. E, Manuel è stato con me già da Trapani, e Fabio da Ascoli, diciamo in queste due stagioni, lavora con me. A questo gruppo, ovviamente, giustamente il presidente prima faceva riferimento, dice bisogna tenere la gente a casa e pagarla. Siccome poi è molto singolare questo fatto, ci sono anche due ragazzi che lavoravano nello staff di Oddo, Arpili, preparatore, e Bagnini, che quando andai a Ascoli a sostituire Maresca erano già lì. Evidentemente loro hanno il terrore ormai. Però, e quindi cercheremo di fare in maniera tale che questo team si allarghi e collabori con più persone, e preparatore dei portieri, che mi sfugge sempre il nome, non lo so, che rimane lo stesso. Che rimane lo stesso. La mia? Ah, Roberto ha giocato con me quando era un giocatore che lui non avrebbe mai acquistato oggi da direttore sportivo. No, vabbè, Roberto, cioè, lo conosco quando faceva gli allievi nazionali, in quegli allievi del 76, 77 e / 78, e forse solo Gattuso, strepitosi, insomma, quindi ha fatto la storia vera, perché quella è una storia sottovalutata dal Perugia, ma quei due titoli italiani del primavera secondo me hanno un valore è una finale, quindi c'è due titoli in 3 anni, e lì sono usciti tanti giocatori, tra cui Roberto, che ha fatto una carriera importante. Secondo me poteva fare di più, ma dico la stessa cosa anche di me da allenatore, quindi evidentemente è stata un po' colpa nostra, da giocatore dico. Poi, per quello che è il lavoro che sta facendo in questi anni, credo che sia sotto gli occhi di tutti, insomma, quello che sta facendo, insomma. Guardate i giocatori che giocano in Serie A, in Nazionale, che sono passati qui, e quando sono passati qui non erano giocatori ipotizzabili in quel momento, e questo sa significare che sa scegliere i giocatori, che per me rimane la qualità migliore di un direttore sportivo. Io in questo sono un pochino più all'antica. Ben ritrovato, ti volevo chiedere una cosa semplicissima e brevissima. Se tu dovessi dare una definizione della squadra che hai in mente, quale aggettivo, quale sostantivo tireresti fuori? Che squadra vorresti? Hai parlato prima di fame. Sì, perché una volta mi è venuta per caso, poi una bella frase. Senza fame non c'hai fama, e se c'hai fama non c'è fame. È la verità.
Quindi vorrei dei giocatori, una parola non mi viene, appartenenza, forse appartenenza, avere la consapevolezza di giocare per, di dimenticare un pochino tutte quelle che sono gli aspetti negativi che non contornano i giocatori, che contornano, che inquinano un pochino tutti noi, perché noi siamo un pochino tutti veramente inquinati per ogni ruolo, il presidente, l'allenatore, il direttore, i calciatori, ma in parte anche i tifosi, tutti inquinati da un qualcosa che non è il calcio. E allora che si basino sui valori semplici. Quindi appartenenza credo che sia capire perché e per chi giocano. E è tutto. In questo stadio hanno fatto gol i più grandi campioni del calcio italiano e tutti hanno rispettato questo stadio, tutti. Passo veloce, era a vedere Perugia-Venezia, ho visto una cosa che non ho mai visto a Perugia, mai vista. Quindi cominciamo a riportare. Sono curioso di sapere cosa avrebbe fatto lei. No, io non parlo, ho detto io ero solo in tribuna a vedere la partita, ero casualmente sotto il presidente, cioè due poltrone più, così guardate, cioè ero allibito. Lì io non ho... Io su quella cosa dico, guardi, non c'è un momento, adesso mi avete dato il là, la devo dire. A parte, chiaramente non sto qui a raccontare quello che poi è avvenuto negli spogliatoi, ma non è questo il punto, il discorso è un altro, che adesso io ce l'ho un po' con le alte sfere del calcio. Quando c'è uno striscione sbagliato, quando c'è un comportamento sbagliato o di un ultra o di un ragazzo che va in curva, giustamente ci sono delle punizioni esemplari, ci sono i DASPO e quant'altro. Però io spero che chi gestisce queste cose controlla anche i gesti di esultanza dei giocatori, perché possono essere ancora più pericolosi di uno striscione che scrive un insulto, che scrive delle frasi sbagliate. Quella partita, per quel gesto, poteva finire in maniera diversa. Quindi io spero che da quella partita in poi cambi qualche regolamento anche sulle esultanze dei giocatori. Senza che adesso faccio nomi, cognomi e gesti fatti, tutti sappiamo e anche chi ci guarda sa. Mi muoverò in Lega, sapete qual è il mio ruolo, farò una battaglia su questa storia, perché la devono far finita di insultare la gente con le esultanze. Punto. Si deve esultare perché è la linfa del calcio, si fa tutto quello che vi pare, ma non si possono fare determinati gesti, perché sono gesti provocatori, gravi e fanno accadere poi cose ancora più importanti. Chiuso il discorso su quell'episodio. Era un riferimento al clima. Io ho allenato tanti giocatori che sono venuti qui da avversari in questi anni e vi assicuro anche persone impensabili che vedevi in campo e dimostravano una grande... E molti mi hanno confessato, mister, noi quando venivamo a Perugia era dura già entrare dentro il cancello a parcheggiare il pullman, era dura fare riscaldamento, era dura giocare, perché si sentiva un coinvolgimento talmente tanto che per carità le partite non è che poi si giocavano in campo, però era un qualcosa che chi conosce il calcio sa. Ecco questo.